Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews. Apriamo parlando della giornata commemorativa organizzata un anno dal terremoto che il 24 agosto 2016 colpì l'Italia centrale. Hanno partecipato all'evento la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e il Vicepresidente Fabio Paparelli. A un anno da quel 24 agosto 2016 che ha dato inizio agli eventi sismici e alle oltre 72.000 scosse che hanno sconvolto la vita del centro Italia, anche la Regione Umbria ha organizzato una giornata che è stata prima di tutto ricordo delle vittime e poi un confronto istituzionale al Centro Regionale di Protezione Civile a Foligno. La giornata di oggi è un momento di solidarietà e vicinanza prima di tutto ai familiari delle vittime che hanno riguardato le altre regioni ma che hanno visto coinvolte anche persone di questa terra e siamo vicini agli abitanti di Amatrice, agli abitanti delle città marchigiane che sono vittime del terremoto e affettuosamente anche vicini ai familiari di Barbara e di Matteo che erano i due ragazzi di Orvieto che si trovavano ad Amatrice e che sono state vittime del sisma. E poi è un momento di non solo vicinanza alla popolazione e di ricordo ma anche di confronto con le istituzioni per il percorso che ci attende nell'immediato, non solo per quello che abbiamo fatto e abbiamo alle spalle, ma anche quello che dobbiamo fare in questi mesi, che è l'avvio formale della ricostruzione e il lavoro anche normativo, finanziario, di regole che è stato predisposto consentirà ora di dare sia certezza economico-finanziaria ai cittadini per ricostruire le proprie case o i propri edifici, sia alle amministrazioni locali per cominciare ad iniziare le grandi opere pubbliche che sono le scuole, sono i municipi, la funzionalità dei municipi, sono le infrastrutture stradali, ma ci permetterà di fare quello che ha sempre caratterizzato l'Umbria, cioè il terremoto è sempre stata un'esperienza su cui l'Umbria ha immaginato qualcosa di migliore e di più sicuro nella ricostruzione. La giornata è proseguita a Norcia, il centro umbro più colpito dal terremoto del 2016, con un consiglio comunale aperto in cui è stato tracciato un bilancio di quanto fatto fin qui e la visita alle strutture temporanee che ospiteranno 27 negozi. Noi abbiamo avuto un'altra data che ha particolarmente ferito e colpito il nostro territorio, la data del 30 di ottobre. Siamo in questo momento tentando di gestire la coda di questa lunghissima emergenza. Dobbiamo realizzare 600 soluzioni abitative emergenziali. 600 soluzioni abitative emergenziali sono un'altra città. 138 le abbiamo già consegnate. 53 ne consegneremo nei prossimi giorni. 300 distribuite su tutto il territorio Norcia, capoluogo e frazioni entro il mese di ottobre, completeremo le consegne certamente entro la fine dell'autunno. Nella giornata sono stati consegnati 10 alloggi ATER di edilizia residenziale pubblica nella frazione di Sant'Eustachio di Norcia e le prime 12 casette a cascia nella frazione di Avendita. E ora finanza con l'intesa siglata tra GEPAFIN, società finanziaria partecipata della Regione Umbria, e BCC Umbria, che dovrebbe rendere più agevole la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese. Ce ne parla Nicola Torrini. €20 milioni di euro di garanzie che consentiranno di rilasciare almeno €40 milioni di euro di finanziamenti alle piccole e medie imprese umbre. È quanto messo in campo dalla società finanziaria GEPAFIN a seguito dell'iscrizione di quest'ultima all'albo 106 del testo unico bancario, che consente adesso alla società di poter concedere finanziamenti e rilasciare garanzie per rischio di insolvenza a valere sul proprio patrimonio. Così, dopo l'accordo con Cassa di Risparmio di Orvieto, giunge ora l'intesa con BCC Umbria per rendere più agevole la concessione di finanziamenti alle PMI che ne facessero richiesta. Stiamo sottoscrivendo le convenzioni con gli istituti di credito con i quali abbiamo una collaborazione pluriennale per poter rilasciare garanzie anche a valere sul nostro patrimonio, rendendole più efficaci rispetto anche all'esigenza degli istituti di credito, ma in ultima istanza l'esigenza delle imprese che chiedono credito e maggior facilità d'accesso al credito. Noi nel sostegno al credito
Non abbiamo mai rinunciato neanche in questi periodi di crisi, tant'è che gli impieghi sono aumentati anche nel 2016 e lo stesso 2017 sta andando meglio del 2016. Con questa convenzione è un ulteriore supporto a sviluppare questo settore. Vogliamo continuare a scommettere sulla ripresa anche in questa regione. In sostanza, l'accordo prevede che le garanzie siano rilasciate a prima richiesta e assistite da controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle PMI. Noi stavamo parlando proprio con il direttore generale della BCC Umbria per cercare di creare dal punto di vista commerciale un canale privilegiato per le imprese che possano accedere a questo tipo di garanzie, a questo tipo di finanziamenti, in modo da poter assicurare da un lato celerità nelle risposte, certezza nella domanda e nel canale nel quale si innesta la domanda di finanziamento e chiaramente un minimo di abbattimento di tassi. Dopo 8 anni di crisi, nel quale stiamo vedendo tante carte che girano, tante regole ci vengono imposte, questi normatori europei sono sempre più severi e quindi diventa sempre più difficile poter aiutare le aziende. Questo è un accordo che va invece nella direzione giusta, una direzione inversa a quelle delle chiacchiere e delle carte che girano. E adesso archeologia, perché siamo stati alla presentazione della fine dei lavori relativi alla campagna di scavo 2017 di Urvinum Mortense, l'attuale con le Mance di Cannara. Per noi Rossana Furfora. Tesori da scoprire. L'Umbria ne è piena ed è un dovere farli conoscere. Per questo l'Associazione Francesco nei Sentieri, presieduta da Cesare Galletti, ha promosso un incontro nell'ambito del cartellone Tesori da scoprire, legato alla cicloturistica d'epoca che porta il nome dell'associazione stessa. Al centro della scena la campagna di scavo 2017 di Urvinum Mortense, l'attuale Colle Mancio di Cannara, condotta dal laboratorio Follow the Wall della Cattedra di Archeologia Classica dell'Università degli Studi di Perugia del professor Gianluca Grassigli e sostenuta finanziariamente dall'amministrazione comunale di Cannara. La mia è stata semplicemente un'idea dell'anno scorso e ho messo in contatto l'Università degli Studi con l'amministrazione comunale di Cannara e c'è stata una convergenza di intenti, per fortuna, in un caso proprio eccezionale, e in pochi mesi è cominciato lo scavo, che poi ho seguito, ma ecco, io semplicemente usufruisco dell'importanza dell'evento in maniera marginale, perché ecco, ho avuto l'idea iniziale e poi basta, insomma. Alla campagna, che ha avuto una durata di 8 settimane, hanno partecipato 100 ricercatori provenienti da diverse parti del mondo, ottenendo risultati di grande interesse, anche se ulteriori precisazioni potranno giungere solamente dallo studio e laboratorio. Ad una prima analisi, lo scavo ha consentito una datazione archeologica del Tempio all'inizio del I secolo a.C., dunque alla fase della prima piena romanizzazione, e non al III secolo a.C. come precedentemente stabilito. Rinvenuti poi una fontana connessa al tempio, una serie di tombe risalenti all'alto medioevo, una parte cospicua dell'impianto di scarico delle acque e un'importante epigrafe che testimonierebbe la presenza di un teatro. Ci troviamo di fronte a una città romana, nota peraltro, ma in gran parte da scavare, quindi l'impresa è una bella sfida, importante e anche, pensiamo, ricca di potenzialità. Come raccontano i protagonisti, in funzione di un possibile rapido processo di valorizzazione, lo scavo ha seguito una strategia finalizzata a portare alla luce un'area omogenea e coerente, su cui progettare un primo esaustivo nucleo visitabile dell'area archeologica e insieme risolvere alcuni problemi di ordine storico e archeologico legati al sito, quali la cronologia del tempio che domina l'area e la relazione con l'edificio religioso limitrofo di età alto-medievale. Un altro obiettivo della campagna è stato quello di ottenere nuovi dati circa l'organizzazione planimetrica, nonché l'andamento altimetrico del sito. La speranza è quella di non fermarsi e quindi vedersi finanziare nuove campagne di scavi per portare alla luce questi tesori dell'umanità. È una ricerca continua dell'individuo e vedere questi reperti e questo lavoro del gruppo del professor Grassigli è una gioia per l'amministrazione comunale e al tempo stesso per i cannaresi. Quindi io ringrazio questa opportunità che mi è stata data di vedere queste ricchezze.
Nel centro storico di Assisi, tra cultura ed archeologia, sospesi sopra una domus di epoca romana. La nostra cucina per il vostro gusto. La locanda del Cardinale, ristorante e banchetti. Pronti? Sport? Via! Sabato 16 e domenica 17 settembre il centro di intrattenimento Gherlinda diventa un vero e proprio villaggio sportivo. Due giorni per celebrare il valore dell'attività fisica, della salute e della vita insieme all'Associazione Giacomo Sintini e in collaborazione con il CONI Umbria. Cosa aspetti? Corri al Gherlinda, corri allo Sport Village! Da 40 anni perseveriamo nella nostra mission. Promuovere ovunque l'evoluzione dei nostri marchi. Jeep e i suoi modelli storici. Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee e la nuova arrivata Renegade. Kia, Sportage e tutta la gamma, incluse le elettriche e le ibride. Citroen, la nuova C3, i suoi modelli evolutivi e la linea Luxury DS. Con la vasta gamma di veicoli commerciali. Vieni a provare le nostre auto e a conoscere le nostre offerte. A Perugia, a Terni, a Foligno e a Città di Castello. Ti aspettiamo! Restiamo a Cannara per la 37esima Festa della Cipolla, evento che andrà in scena fino al 10 settembre tra buona cucina e intrattenimento e che si è aperto con la competizione canora Il Canta Cipolla, la sua prima edizione. Pasticceria Scarponi Margherita in via Amedeo di Savoia 13 a Cannara. Roccette alla vernaccia, panettoni artigianali alla vernaccia, rinfreschi, buffet, matrimoni e ricorrenze. Telefono 0742 72106. Parrucchiera Daniela, in via Umberto I a Cannara, articoli per capelli e bigiotteria. Per appuntamento 333 13 82 578. Al Conad di Cannara, nella nuovissima sede in via Intornofosso 9, puoi trovare pescheria, macelleria, gastronomia e punto ristoro. Conad Cannara, la tua spesa sempre fresca e conveniente. Si è aperta la 37esima Festa della Cipolla a Cannara, sicuramente un'apertura diversa quest'anno, particolare con una novità, possiamo dire una scommessa vinta visto i risultati e la qualità di questa serata col Canta Cipolla. Sì, siamo partiti con questa idea del Canta Cipolla, rubando un po' il Cantagiro, i Gold Talent locali. E niente, è stata una bellissima serata, un'idea fatta in casa tra amici che è venuta molto bene perché hanno partecipato cantanti di spessore, ci siamo misurati esordienti o semi-esordienti come me e in veste di presentatore. È stata una bella serata, insomma abbiamo tenuto per 2 ore e 3 quarti una piazza piena, quindi siamo molto, molto contenti. Ho notizie, insomma, che il paese era pieno già dalla prima serata, gli stand pieni, quindi siamo partiti come avevamo finito. Siamo partiti alla grande, se il tempo ci mantiene, sapete che a Cannara fino al 10 di settembre e forse qualcos'altro poi ci si diverte. La vincitrice, proclamata da una giuria di professionisti, è stata Cristina Turrioni, seguita da Gloria Narcisi. Anche il pubblico ha avuto la sua parte e ha assegnato il premio gradimento a Elisa Tomassetti. Vi aspettiamo numerosi, ci fa tantissimo piacere che già da stasera, che di solito è una sera di avvio, no? È piena di visitatori. Grazie a tutti e vi aspettiamo ancora più numerosi. Ringrazio innanzitutto a nome dell'ente e di tutta Cannara i tantissimi volontari, oltre 500, che animano gli stand e che ci consentono di dar vita a questa bella festa. Ricco dunque il programma della festa, a partire dai gustosi menù che si possono assaggiare nei 6 stand, al cortile antico, il rifugio del cacciatore, la taverna del castello, il giardino fiorito, il cipollaro e la locanda del curato. Tra i vicoli, tra una piazza e l'altra, trova posto la colorata mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici. Inoltre, Piazza San Matteo ospita tutte le sere concerti alternati a spettacoli ed esibizioni di danza. C'è spazio fino al 10 settembre anche per lo sport e le attività all'aria aperta. E il divertimento è assicurato infine tutte le sere anche all'Onion Pub con la musica che fa ballare grandi e piccini.
Ora ci spostiamo a Villa Montesca di Città di Castello, dove si è svolto l'evento Diamo la Formazione, un dialogo tra cultura e sport nell'ambito del progetto Cultura in Gol di Group Tevere Servizi, a cui hanno preso parte importanti esponenti del mondo del calcio. Scopriamoli nel servizio di Nicola Torrini. Non ha deluso le aspettative la tavola rotonda che a Villa Montesca di Città di Castello ha visto personalità del mondo del calcio e della cultura confrontarsi sul tema innovazione in rapporto al binomio formazione-sport. E su questi ultimi due concetti giocava lo stesso titolo dell'evento Diamo la Formazione, organizzato da Group Tevere Servizi nell'ambito di Cultura in Gol, progetto che punta a promuovere il territorio umbro attraverso società di calcio professionistiche e in particolare in questa seconda edizione il settore giovanile del Perugia Calcio. Tutto ciò nel luogo in cui quasi 100 anni fa la dottoressa Maria Montessori redigeva il suo innovativo metodo della pedagogia scientifica. Proprio per valorizzare questo grande patrimonio culturale, questa iniziativa dai grandi nomi. Silvano Ramaccioni, patrimonio locale, simbolo dell'innovazione, colui che nel calcio ha legato a sé il ruolo del team manager. Beppe Dossena, che ha dato vita ad un'associazione, il Cerchio Azzurro a sostegno degli ex atleti in difficoltà. E Paolo Condò, grande firma di Gazzetta dello Sport, giornalista sportivo dell'anno. Un evento che rappresenta un po' la sintesi del progetto Cultura in Gol e che dimostra come investire nella qualità, nella formazione dei giovani sia da sempre, in ambiti differenti, un elemento assolutamente vincente. A margine dell'incontro, in collaborazione con Associazione Italiana Calciatori e Comune di Città di Castello, proprio a Paolo Condò è stato consegnato un riconoscimento per la sua attività. Prima edizione del premio Cultura in Gol che legherà le figure che attraverso la loro professione sanno unire l'amore per il calcio e il lato umano, il lato culturale di questo splendido sport. Cerco sempre di far fare ai miei figli due sport, uno individuale per farli imparare a cavarsela da soli e uno di squadra per insegnare loro a interagire e ad aiutare un compagno in difficoltà o a farsi aiutare quando loro sono in difficoltà, perché secondo me sono delle cose che poi nella vita ti tornano, io le ho trovate sempre, quindi per me è necessario, non è un optional, lo sport nell'educazione di un ragazzo è necessario. Con lui a essere premiati anche gli stessi Dossena con il riconoscimento secondo tempo e Ramaccioni con un premio alla carriera, il quale non ha lesinato aneddoti di quando era direttore sportivo del Perugia dei Miracoli nell'anno dell'imbattibilità. Ricordo ancora Ezio De Cesari, un giornalista importante del Corriere dello Sport, che venne a Perugia in quei giorni e dice: ma è più importante dello scudetto, nessuno nella storia del calcio è riuscito a fare una cosa di questo genere e ci siete riusciti voi altri. Aveva ragione. Una bellissima iniziativa perché in qualche modo ovviamente abbina l'aspetto ludico, simpatico, divertente, anche polemico ovviamente, che è quello del calcio, con la promozione culturale e sociale dei giovani. Per la rubrica Focus Azienda andiamo a conoscere Grifovet, impresa con sede a Ponte San Giovanni di Perugia che commercializza prodotti zootecnici e veterinari in primis, ma anche un'area pet shop con il servizio di tolettatura. Sentiamo Rossana Furfaro. I don't wanna see you cry. Pet shop, tolettatura, prodotti per la zootecnia, farmaci veterinari. Tutto questo è Grifovet SRL, azienda fondata dai conigi Lanfaloni nel 1989 e ad oggi punto di riferimento per la distribuzione di prodotti zootecnici e veterinari nel centro Italia. Dalla sua sede a Ponte San Giovanni di Perugia, Grifovet commercializza... Per quanto riguarda la zootecnia, i prodotti principali sono integratori, sali minerali, vitamine, sali minerali in blocchi, disinfettanti, igienizzanti, rete, spago per rotopresse. E protezioni, teli per protezioni di paglia e foraggi. Abbiamo un'ampia farmacia veterinaria al suo interno, sono più di 30.000 articoli, oltre 1.000 articoli per quanto riguarda il farmaco veterinario, una farmacia sempre aggiornata con continuo aggiornamento con i prodotti che le case farmaceutiche mettono a disposizione e seme per la fecondazione artificiale. Siamo
diciamo che in Centro Italia abbiamo diverse aziende da noi commercializzate, come la Novagen per i semi per la fecondazione artificiale, la Farmix come integrazione. Siamo distributori e unici concessionari in Centro Italia di queste aziende. Punti di forza della Grifovet dunque la farmacia veterinaria, ma anche il pet shop con oltre 20.000 articoli per la cura, la pulizia, il gioco e l'alimentazione degli animali domestici con le migliori marche. Sta arrivando anche la dieta BARF, carne congelata, già pronta, solo da scongelare e da dare al cane o al gatto, carne già vitaminizzata con all'interno verdure. Tanti magari vanno, si recano al proprio punto, al proprio macellaio per prendere la carne, ma non sapendo che il prodotto non è corretto da dare all'animale in quel modo come si trova, va aggiunto delle vitamine, dei sali minerali. Questo prodotto è già pronto, solo da scongelare. Grande attenzione all'interno di Grifovet dunque agli amici a quattro zampe nell'area tolettatura, anche a quelli meno fortunati, con articoli quali carrellini e tutori ortopedici realizzabili e modificabili su richiesta. E per scoprire in dettaglio tutti i prodotti e servizi offerti da Grifovet si può visitare il sito www.grifovet.it. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. Novità 2015, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075-500-209. Beauty, un universo di bellezza. Scopriamo adesso la proposta di eventi del Parco Cittadella Domenica di Perugia, che registra un gradito ritorno, quello del Baby Schiuma Party. Accanto a questo anche spettacoli e visite guidate, come ci racconta il servizio. Si è aperta Città della Domenica la stagione estiva ricca di eventi e con lei l'appuntamento con il Baby Schiuma Party. Tutte le domeniche nel pomeriggio, grandi e piccini possono divertirsi a tempo di musica sotto una cascata di schiuma, tra le atmosfere tipiche della spiaggia ricreate all'interno del parco situato alle pendici del Monte Pulito. Ad animare la festa ci pensano DJ Pablo e il vocal coach Simone Mone. Ma le attrattive della struttura riservano tante altre proposte per bambini e famiglie, come gli spettacoli di falconeria, tra i quali il volo del grifo, il cui protagonista assoluto è il grifone Kenya, o altre esibizioni in cui si vedranno alzarsi in volo aquile, poiane, gufi e falchi. Ci sarà Merlino, un falco Harris di 13 anni accompagnato da Danny, femmina della stessa specie, e poi Morgana, poiana coda rossa, tuono, aquila delle steppe e i cacciatori della notte, Corinne, gufo africano, e Bubo, gufo reale, che si potranno ammirare da vicinissimo. Dagli spettacoli con gli animali a quelli a tema western, tra questi si potrà assistere ad Assalto al treno, Caccia all'oro, Leggende indiane, Sfida allo sceriffo e C'era una volta il West.
Per chi ama fiabe e favole c'è anche la possibilità di visitare il villaggio a tema con le sue attrazioni e a completare le divertenti attività del parco ci sono il viaggio sul trenino d'epoca, il maneggio, i mini kart e i gommoni, oltre alle visite naturalistiche e alla scoperta di flora e fauna in compagnia di guide e ranger. Grazie al protocollo d'intesa firmato tra la Città della Domenica e il Comune di Perugia, il biglietto intero acquistato per l'ingresso nella struttura varrà come abbonamento per tutta la stagione. Per la rubrica Focus Azienda andiamo a Gualdotadino per la mostra Seduzione e Potere, la donna nell'arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo, curata da Vittorio Sgarbi. Tra i numerosi sostenitori, la concessionaria Satiri Auto che ha personalizzato una nuova Ford Fiesta. Sentiamo Nicola Torrini. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Al centro dell'antico indissolubile binomio seduzione-potere vi è da sempre la donna, una donna consapevole di aver insito nella propria natura il potere della seduzione. Quella donna che nei secoli grandi artisti hanno raffigurato mettendo in luce il lato più segreto e intimo della sua femminilità. Ora queste opere e questi dipinti, realizzati tra la fine del Cinquecento e il Settecento, sono al centro della mostra Seduzione e Potere, la donna nell'arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo, visitabile nella Chiesa Monumentale di San Francesco a Gualdotadino fino al 3 dicembre. Curata da Vittorio Sgarbi e organizzata dal Comune e dal Polo Museale di Gualdotadino, la mostra ha ottenuto il sostegno di numerosi enti e imprese del territorio, tra cui la concessionaria Satiri Auto, che per promuovere l'evento ha personalizzato una nuova Ford Fiesta con le grafiche, i soggetti e i loghi di Seduzione e Potere. Mi è sempre sembrata azzeccata la denominazione Fiesta per un'automobile della Ford. Mi rendeva piacevole o gradevole quell'automobile che io non ho mai avuto, ma che è stata così benedetta attraverso un nome tanto felice. E la festa o la fiesta si fa meglio con delle presenze femminili. E quindi seduzione e potere sono le due parole che annunciano la festa o la fiesta. E quindi questo connubio di oggi, di un'automobile veloce e comoda, e comunque un'automobile insinuante, questo connubio con seduzione e potere è più efficace di qualunque altro possibile. Seduzione, potere e festa. Anche quest'anno la Satiri Auto è partner del Polo Museale di Gualdotadino per la nuova mostra Seduzione e Potere, curata da Vittorio Sgarbi. A tal proposito abbiamo deciso di portare in anteprima la nuova Ford Fiesta e brandizzarla con alcune immagini della mostra per renderla accattivante e seducente, proprio come ci suggerisce il tema. Ancora Focus Azienda a Castiglion della Valle, dove la Pescarelli Edilizia, la Vagnini Costruzioni e lo studio tecnico Barcaccia hanno realizzato in sinergia un edificio destinato ad accogliere gli uffici amministrativi del Molino Bigazzi. Vediamo le immagini con Rossana Furfor. Cinquant'anni di storia alle spalle, 2000 metri quadrati di showroom, 15.000 metri quadrati di magazzini e una rete di tecnici esperti e formati in grado di dare sempre soluzioni avanzate, economiche ed ecologiche. Sono solo alcuni dei numeri della ditta Pesciarelli di Magione, che fornisce prodotti e servizi per l'edilizia. Punto di forza dell'azienda è riuscire a garantire al cliente una consulenza aggiornata sulle ultime proposte del mercato, lavorando in sinergia con architetti, ingegneri, geometri e imprese edili. Ne è un esempio l'opera realizzata per il Molino Bigazzi a Castiglione della Valle, piccola frazione del comune di Marciano, dove la Pescarelli Edilizia, la Vagnini Costruzioni e lo studio tecnico Barcaccia hanno realizzato in sinergia un edificio destinato ad accogliere gli uffici amministrativi. Per quello che riguarda il sito produttivo è un sito abbastanza moderno, mentre per quello che riguardava gli uffici eravamo rimasti un po' indietro, per cui a un certo punto anche come diciamo rappresentanza abbiamo deciso di fare questa nuova struttura dove praticamente riceviamo
rappresentanti, clienti e nello stesso tempo abbiamo concentrato tutta la nostra contabilità. L'edificio è stato costruito con l'intento anche di mantenere e di raggiungere standard chiaramente di qualità, sia diciamo funzionali, ma anche di prestazione energetica, e tant'è che in fine lavori siamo riusciti ad ottenere la classe A, soprattutto facendo attenzione a materiali tradizionali, ferro, cemento, vetro, pietra, legno, che comunque sono tutti materiali riciclabili e per cui questo edificio diciamo che comunque sia potrebbe anche un domani essere completamente smontato. Materiali tradizionali sì, ma soluzioni moderne. Abbiamo utilizzato blocchi da tamporatura nuovi, di nuova concezione, che si chiamano Tris. Questo tipo di blocco permette soltanto con un passaggio di poter diciamo, inserire all'interno della tamponatura un isolante continuo, diciamo che è molto efficace. Oltre ai blocchi per l'isolamento termico e acustico, prodotti dalla Toppetti e commercializzati dalla ditta Pescarelli Edilizia, è stato fornito il materiale per il cosiddetto pavimento galleggiante, cioè sopraelevato, ingress porcellanato. Praticamente il pavimento è staccato dal massetto da circa 15-20 cm in base alle esigenze per far funzionare gli impianti. Quindi molto versatile. Molto versatile, anche perché se uno deve praticamente spostare una parete o modificare un ufficio non ha bisogno di sfasciare i pavimenti. Questo diciamo è la cosa importante per un pavimento galleggiante. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube. Vi invito inoltre a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Carla Dama della redazione di Avinews, un buon proseguimento di programmazione.